Ciao a tutti da JJR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Molto spesso mi viene chiesto come utilizzare le reference track, ossia delle tracce di riferimento da utilizzare come esempio quando iniziamo i nostri mix. Può capitare infatti di non essere pronti o di poter immaginare bene come un nostro mix debba suonare, o addirittura il nostro cliente ci chiede un mix in stile D, oppure che suoni simile a quello D. Per fare questo in Studio One è abbastanza semplice. Creiamo una nuova song e all'interno, come vedremo, il mix, guardando al mixer sappiamo che l'uscita del mix, nel mio caso è Esebu, ma normalmente avrete analog 1 e 2, mettiamolo su analog 1 e 2 per avere lo stesso esempio. Sappiamo che ogni traccia che ora aggiungeremo nel mixer, quindi ovviamente tracce audio o tracce MIDI, uscirà, quindi avrà un suo out direttamente nel bus master. Oppure in un bus, ad esempio vogliamo che queste tracce vadano in un bus assegnato, in questo caso il bus 1. Comunque anche bus 1 finisce dentro il main. Potremmo avere dei plugin sul main che non debbano influenzare la traccia di riferimento che vogliamo utilizzare. Importiamo quindi la nostra traccia di riferimento, io adesso ne importerò una a caso, che come vediamo finisce direttamente nel main, quindi analog 1 e 2. Ovviamente se noi apriamo il nostro IO Setup troviamo gli ingressi della scheda audio e le uscite della scheda audio. Ho già creato una reference out, vediamo come fare. Andiamo nell'IO Setup e andando a vedere gli output, in questo caso il mio out principale è su left e right, creerò un secondo bus, quindi farò aggiungi stereo e lo chiamerò reference o riferimento. E gli darò come uscita della scheda audio la stessa identica uscita che possiede il main. Faccio applica, ok. Adesso io invece di dare main out alla nostra traccia di reference, darò direttamente riferimento. In questo caso, mettendola in mute, come vediamo suona ma non la stiamo ascoltando. Utilizza sempre la stessa uscita analog 1 e 2. Infatti se metto in mute il master e riapro riferimento, sto ascoltando una traccia che passa sempre nel mixer di Studio One ma non viene considerata da nessun tipo di plugin, perché in questo momento non passa nel master out di Studio One. Lasciandola in mute e iniziando a mixare posso in ogni momento metterla in solo ed ascoltare velocemente, come vediamo, il reference track mentre sto mixando. Spero che questa lezione vi sia tornata utile, vi aspetto ai miei seminari e al corso professionale presso il mio studio nei corsi online, dove gli argomenti vengono affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce e affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi lasciando poi un vostro commento sotto. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il mio canale di Patreon. Ciao, a presto!